Allora, io sono Antonio Baldassarra, ma mi sono presentato già prima nell'incursione che mi ha permesso la dottoressa Abba, quindi salto le presentazioni. Quello di cui volevo parlarvi oggi è, diciamo, dopo quei primi interventi che mi hanno preceduto, che diciamo, hanno volato su un piano sufficientemente molto alto rispetto a quello di cui vi parlerò io, e spiegarvi un po' cosa abbiamo fatto all'interno della nostra azienda, prima in maniera assolutamente sperimentale. Poi tentando di farlo in maniera commerciale con il PV6. Poi chiuderò con delle considerazioni, diciamo così, che ormai vado facendo da un po' di mesi perché credo siano importanti e quindi le riporterò anche in questa sede, magari a costo di ripetermi se qualcuno ha avuto la sventura di sentirmi già. Allora, una piccolissima premessa su di noi. Noi operiamo, siamo un internet service provider di quelli della prima guardia, diciamo dal 95 in poi. Poi, a un certo punto di vista della nostra storia, ci siamo verticalizzati, diciamo così, su alcune attività diverse dalla connettività in sede d'utente, come diciamo noi, e sono sostanzialmente attività di tipo hosting, housing, gestione di data center e supporto tecnologico a vario livello alle applicazioni o ai contenuti. E quindi vi parlerò di un qualcosa che ha più a che vedere con il lato, diciamo così, forniture in rete di contenuti IPv6 più che come vederli in IPv6. Parto anch'io con la considerazione generale che va tanto di moda, arricchito da un piccolo widget grafico che ho trovato su internet e che vi consiglio di andarvi a cercare, che è su InetCore. È molto interessante perché è un contatore alla rovescia di quanto manca al baratro. E quindi alla sera al posto delle pecorelle si può usare anche questo. Praticamente c'è un contatore all'indietro in tempo quasi reale, però insomma abbastanza affidabile guardando altri studi che dicono quanto tempo manca al giorno della fine. C'è poco da credere perché come tutte le fine del mondo, come le religioni e le sette religiose che pongono tra i propri assiomi, la fine del mondo tipicamente hanno problemi quando la fine del mondo si avvicina, no? E quindi io sono un po' contrario a queste cose. Tant'è che dal punto di vista commerciale, qui porto la percezione degli operatori, questo problema non è molto sentito per il semplice fatto che si vedono tutta una serie di tecnologie e di soluzioni, diciamo così, possibili per arginare un'ipotetica emergenza. E quindi lì ne ho citato qualcuna. L'IPv4 Reclamation, c'è cioè un sacco di sfrido, diciamo così, nell'allegazione dell'IPv4 e le ultime attività di Reclamation che sono state fatte hanno dato risultati interessanti. Il NAT selvaggio, noi anche siamo contrari, però nella realtà è una pratica assolutamente comune. E poi, cosa molto bruttina, che però qualcuno sta cominciando a considerare, è il mercato dell'IPv4, cioè quando i range andranno in esaurimento c'è chi comincia a teorizzare quanto può costare fare una reclamation commerciale da un competitor o quant'altro. Diciamo, il vero punto è che non c'è una grossa percezione al momento del problema, se non tra gli appassionati, il mondo della ricerca, coloro comunque che sono molto impegnati nella diffusione del protocollo. E la situazione non è ottimale, perché io porto dei numeri, mi riferisco solo all'ultimo punto per andare veloce. Noi in BGP vediamo circa 260.000 annunci IPv4 e circa 1.000 annunci IPv6 sui nostri edge. E quindi la situazione si commenta da sola, insomma, quello poi al di là delle allocazioni e degli annunci di quelle allocazioni. Questo è uno stato di fatto che noi osserviamo oggi sui nostri router. E devo dire che non solo l'osservazione è questa, ma il trend degli ultimi mesi non è particolarmente entusiasmante, cioè non vediamo un incremento importante di questi numeri, bene o male, vivacchiano così. Vivacchiano così perché al momento su IPv6, dico io, c'è il club degli smanettoni, degli appassionati, di Marco, del mondo della ricerca e di quant'altro. Credo che questa cosa si vada sbloccando, però quello che noi osserviamo da imprenditori del settore, è questo. Qualcosa però si comincia a muovere, io ho citato un solo caso, fortunatamente ce ne sono tanti, ma c'è Verizon che ha messo in campo dei soldi veri per fare una serie di attività di deployment sulla rete. E poi ci siamo noi che abbiamo fatto un piccolo tentativo, dall'angolazione opposta, diciamo, che è quella siccome noi ci trovavamo ad avere in questo momento della storia un prodotto di hosting retail con una penetrazione interessante nel mercato, abbiamo pensato di convertire, o diciamo convertire non è la parola giusta, di affiancare su questi servizi tipo hosting retail IPv6 ad IPv4.
E diciamo, lasciando fare poi al DNS, che è il suo default, che cerca di preferire IPv6 quando è disponibile al posto di IPv4. Il deployment che abbiamo fatto è su circa 62.000 siti di hosting, tutti attivi, ai quali all'indirizzo IPv4 è stato affiancato un indirizzo IPv6. Adesso due parole su quello che è la. Diciamo che la cosa l'abbiamo fatta in maniera abbastanza semplice, perché la nostra rete è molto semplice. Noi, come dicevo, facciamo solo servizi di hosting data center, abbiamo due data center e quindi il tutto è molto banale. Abbiamo pochissime macchine di rete, abbiamo poche macchine di rete di classe carrier, quindi macchine grosse, sulle quali i vendor hanno fornito, diciamo, per tempo implementazioni molto stabili di IPv6. E quindi, diciamo, eravamo in una situazione abbastanza fortunata. Qui faccio un piccolissimo inciso sulla questione investimenti, per quanto ci concerne. Diciamo che l'investimento in IPv6 per noi è stato completamente assorbito dall'investimento di rinnovamento tecnologico delle apparecchiature. Cioè, nel momento in cui devo andare a sostituire un vecchio GSR con una macchina nuova, non la penso, cioè, mi vado a preoccupare che supporti al meglio IPv6. Quindi non c'è stato un costo ulteriore per aver implementato, dal punto di vista infrastrutturale, diciamo così, per IPv6. Forse gli unici costi, ma sono probabilmente i soldi meglio spesi, sono quelli in risorse umane, cioè per competenziare, diciamo così, le varie parti del lavoro sulle risorse umane, istruirle e consentire di avere la padronanza di quello che sta facendo. Forse l'unico costo è quello. Qui questa tabella l'ho messa per fare un inciso, che fa un po' la fotografia della situazione almeno visibile dall'Italia. Noi abbiamo dei transiti a livello IPv6 e abbiamo dei peering. Siamo presenti sia al NAMEX che al MIX, a Roma e a Milano, quindi abbiamo, diciamo, una visione abbastanza completa di quella che è l'internet italiana. E poi abbiamo dei transiti. Allora, noi al momento, se vedete la slide precedente, con i transiti abbiamo Seaborn via Telecom Italia, abbiamo Tiscali e Global Crossing, Sprint e Cogent, però poi nella realtà i transiti IPv6 li abbiamo solo con Sprint e Global Crossing. Perché dei altri nomi che ho fatto prima non sono carrier a lunga distanza che franno transito e che non offrono IPv6. Quindi questo è un primo criterio di selezione. Ci sono dei carrier importanti, Tier 1, Tier 2, tipo Cogent, per esempio, sta facendo grossi investimenti, che però non ha IPv6 allo stato attuale. E questo è un primo elemento di riflessione. Poi sul discorso dei peering, allora, i peering li abbiamo cercati di fare con tutti quelli che avessero peering IPv6 a disposizione. L'elenco è abbastanza risibile, come vedete, a parte GAR, che chiaramente fa bella mostra di sé, ma per ovvi motivi, il resto sono, con qualche piccola eccezione, provider di dimensioni medio-piccole, perché in Italia non esiste ancora un deployment importante di IPv6 su provider rilevanti. Faccio un passo indietro perché questo aiuta nel discorso. Noi da circa un anno abbiamo anche attivato un gateway Teredo nella nostra rete per fare sostanzialmente analisi tipo statistico, cioè per capire quanto traffico passava in questi gateway 6-2-4. Quindi, come vedete, la quantità di operatori, anche italiani, che parlano IPv6 non è elevatissima. E in questo elenco va fatto un ulteriore distinguo, perché ci sono degli operatori, come ad esempio GAR o come ad esempio Tiscali, che pur avendo IPv6 a livello core, non hanno, diciamo così, per una serie di motivi, uno di quelli ce l'ha detto Marco Sommani prima, non hanno un IPv6 su tutti gli utenti, perché molte sedi remote non lo chiedono. E Tiscali, per esempio, ha IPv6 a livello core, ma a casa non ha IPv6. Cioè, chi ha. E adesso andiamo alla parte interessante, che è un po' il fulcro della presentazione. Allora, il test, come dicevo, è stato fatto su 60.000 siti dotati di indirizzamento IPv6. Abbiamo preso come campione 2 settimane di traffico, la prima settimana di luglio e la prima settimana di ottobre. Adesso qui vi parlo solo della prima settimana di ottobre e poi vi spiego perché non vi parlo della prima settimana di luglio. Allora, il numero di accessi che abbiamo considerato in questa foto, diciamo, di questa settimana sono stati 157 milioni di accessi univoci che sono arrivati a questo panel di 62.000 siti. E lì vedete il risultato. Su 157 milioni di accessi, gli accessi IPv6 sono stati 178.000. Ci aspettavamo un po' di meglio, onestamente, però insomma lo 0,49% non è, buttalo via, come si dice a Roma, cioè quantomeno è apprezzabilmente diverso da zero. Non abbiamo dovuto fare ricorso alla notazione scientifica e quindi diciamo è già un punto secondo me interessante, per come la vedo io.
E quindi questo è quello che è successo. Lo spicchiettino piccolino a mezzogiorno è il traffico IPv6 su questi 60.000 siti. Qui abbiamo approfondito un attimo, dice, andiamo a vedere questo traffico IPv6, quindi questi 178.000 accessi, di chi sono? E qui è uscita anche qualche sorpresa interessante. Per esempio è saltato fuori che una buona parte, il 13%, viene da 6to4. E abbiamo fatto un'ulteriore indagine. Questo 6to4 da dove viene? Sostanzialmente viene da Vista. Viene da una configurazione di default di Vista, perché Microsoft ogni tanto qualcosa la imbecca, e magari gli sarà uscita per caso, però diciamo è apprezzabile che questo sia successo. E Vista, se così come lo si installa, diciamo, a intelligenza zero, quindi senza necessità di ulteriore applicazione, nella realtà si avvale della possibilità di fare 6 to 4 se si rende conto che lo può fare. E questo è un dato interessantissimo, perché comincia a far vedere che nel momento in cui a casa dell'utente, che non ha IPv6, perché attenzione, arriva una tecnologia IPv6 ready, qualcosa succede. E quel 13,4% è sostanzialmente effetto di Vista. Poi c'è il GAR, che voglio dire, ovviamente ha il suo effetto, per quanto ci aspettavamo di più dal GAR, ma poi abbiamo scoperto perché, parlando non con Marco ma con Gabriella Paolini, insomma, in effetti molti degli utenti remoti non hanno IPv6, quindi, benché è in prima posizione. Poi vado all'ultimo posto che è ITGate, che è un provider piemontese, che è stato uno dei primi a credere insieme con noi in IPv6 e che per esempio porta IPv6 anche all'utenza, infatti i risultati si vedono, è presente. Ma l'aspetto sicuramente più interessante è Proxad, che è un provider ADSL, un classico provider ADSL francese, abbastanza presente nel territorio francese, che sarebbe free.fr, quindi abbastanza noto, che da un po' di tempo ha deciso di fare un deployment abbastanza pervasivo di IPv6 fin dalle ADSL, fin dai router di casa, cioè nella realtà ognuno che compra un accesso ADSL Proxad ha IPv6. Ora, non so a che livello ha anche IPv4, ma sicuramente ha IPv6, è un caso da andare a studiare. E vedete come Proxad ha un tasso di presenza nel traffico aggregato abbastanza interessante, benché, attenzione, faccio un inciso, di questi 62.000 siti la quasi totalità sono in italiano, riportato una percentuale, e sono quasi esclusivamente diretti ad un mercato italiano. Quindi sono in italiano e diretti a un mercato italiano e rimediano il 7% di traffico da un provider francese, che ha il sito solo in lingua francese, giusto per capire, cioè proprio diretto al mercato francese. Questo secondo me dimostra, diciamo, la seconda riga, il 6to4 di Vista e Proxad dimostra un concetto estremamente forte, cioè che dove IPv6 c'è ed è ingegnerizzato bene nell'infrastruttura, in maniera assolutamente trasparente all'utente, quindi non è un settore per smanettoni, come dico io, il tutto funziona. Se IPv6 c'è e funziona, l'utente se ne avvale. Questo è un primo punto abbastanza importante che potrebbe far rivedere, secondo me, molti discorsi sugli investimenti sui IPv6 finalizzati ad applicazioni evolute. Questo è un aspetto importante. Oh, poi qui, diciamo, qui finisce la raccolta dei dati, poi ci sono due o tre lucidi di. Scusate, lucidi, ma sono un po' vecchio. Sono due o tre slide di commenti che volevo comunque fare e che a qualche livello riguardano, anche se lontanamente, questi dati. Allora, sostanzialmente, noi IPv6 l'abbiamo vissuto come innovazione, cioè non siamo riusciti a trovare un collegamento diretto tra un deployment di IPv6 e il fatturato. Quindi, noi l'abbiamo visto come un'innovazione. In una piccola azienda come la nostra, questo è, se vogliamo, anche più facile farlo, per una concomitanza di cose. Abbiamo, diciamo, fatto i dovuti fattori di scala, capitali a sufficienza per farlo, entusiasmo a sufficienza, competenze a sufficienza e quindi è tutto facile. Mi metto nel col cappello della telco, cioè di tutti quelli che mancavano nell'elenco di sinistra quando ho fatto vedere i peering, eccetera, eccetera. La questione è un po' più complicata. Perché oggi tutte le telco non navigano nell'oro, cioè hanno una serie di problemi derivanti dal fatto che proprio IP ha distrutto il valore delle telco e quindi non hanno soldi. E non solo, ma abbiamo mutuato tutti i concetti di OPEX e CAPEX, li ha fatti arrivare fino all'ultimo dei tecnici, e che quindi OPEX, il concetto di OPEX, il modello OPEX-CAPEX spinge, io dico sempre, alla tattica e non alla strategia. IPv6 non è un problema di tattica, è un problema di strategia, e quindi è normale che in un'azienda è difficile trovare posto in una
di un investimento di tipo IPv6. E poi ho fatto qualche piccola osservazione. Qui ho ripreso giusto per sdrammatizzare un po' la giornata, perché sennò noi tecnici, io poi di estrazione tecnica, ingegneristica, rischiamo sempre di diventare noiosi. Allora sono andato a ritrovare Atlante, e fu condannato, se non mi ricordo male, da Zeus a supportare tutto il peso della volta celeste. E qui ho cercato di rappresentare nel disegnino, diciamo, quella che è un'opportunità e al contempo un problema. Cioè noi abbiamo, diciamo così, una vecchia visione della rete, che è Atlante, dove c'è dentro ci ho messo Wind, Telecom, Sprint, Comcast, non a caso, France Telecom e quant'altro, che vedono i propri margini assottigliarsi, fanno la guerra dell'ARPU cercando di massimizzarlo, ma in realtà il margine diminuisce, c'è poco da fare. Poi c'è la volta celeste, dove ci sono una serie di soggetti che invece non stanno funzionando male. C'è Microsoft, c'è YouTube, Google, cioè tutte realtà che riescono, diciamo così, a polarizzare l'attenzione dell'utenza mondiale e quindi sostanzialmente ad attrarre da un lato soldi e dall'altro capitale. E poi c'è un'ulteriore osservazione, questa la vado facendo spesso. Incidentalmente è successo che tutte le tecnologie che cercano di competere nel mezzo, dico io, no? Cioè, ho fatto l'esempio di ATM, chi si ricorda ancora di ATM, di Multicast, di NSSH, IPTV, c'è stata tutta un'ubriacatura di IPTV, cioè che tutta una partita che si gioca nella telco, nella realtà stanno perso o vanno perdendo, cioè cosa intendo dire hanno perdendo? Non hanno una minima chance di fare ROI da un punto di vista industriale, quindi non è che non lo faranno mai, non hanno una minima chance. Purtroppo ci ho messo anche DNSSEC, ci avrei messo pure il IPv6 perché è una delle cose di cui parliamo sempre, ma non succede niente. Poi abbiamo molte tecnologie che invece, come dico io, cooperano ai lati della rete, on the edge, no? Cioè user to user, che invece hanno avuto molto successo, dalle tecnologie storiche tipo l'email, il web, i blog nuovi, oppure il peer-to-peer, il peer-to-peer TV, no? Cioè, mentre il PTV, un minuto, ho finito. Mentre il PTV non va da nessuna parte, peer-to-peer TV ha dei tassi di crescita incredibili. Perché sono delle cose che interessano gli utenti. E quindi, come ho detto giù, noi abbiamo la chiave di volta di PV6 può essere l'interesse dell'utenza su qualche cosa che li convince ad attirare capitali. O perché esistono già e sono concentrati, ho fatto l'esempio di Google, Microsoft, le media e l'entertainment company, oggi i soldi stanno lì, non stanno nelle telco, è inutile nasconderci dietro. Oppure perché sono distribuiti in applicazioni intelligenti a costo bassissimo che gli utenti possono essere disposti a pagare. Secondo me questa è la chiave, diciamo così, di volta che potrebbe veramente dare un impulso oggi ad IPv6 prima del baratro. E qualcosa anche su questo fronte sta succedendo, e noi per esempio qualcosa di questo l'abbiamo osservato. L'ultima parte, che è quella di vista con il PV6 di default, qualcosa succede. Noi stiamo raccogliendo le statistiche, per esempio, del gateway Teredo, e in questo gateway Teredo, benché sulla nostra rete è molto piccolina, però ci fornisce dei dati estremamente interessanti su quello che succede. Per esempio, Sony sta nelle prossime release per uscire con un default sulle PlayStation, per capirci, con il PV6, che fa lo stesso discorso che fa Vista, per rendere cioè per aprirsi al mondo il PV6. E direi che ho finito, insomma, secondo me la ricchezza per lo sviluppo del PV6 può stare, come ho detto, nel core, nel edge degli utenti. E beh, poi questo non l'ho detto io, ormai l'ho voluto riportare, però, perché mi sembrava una cosa importante, che al di là di tutto, anche se non riusciamo a trovarci modo per fare business, non vorremmo essere noi provider quelli responsabili di aver creato un problema, come giustamente ci dice Vinsurf. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e grazie. Grazie.